con la Serie A in maniera buona, come Yang Gambiwa, come Keita, che da riserva sta diventando invece un titolare. Grande giocatore, si rivede per alcuni lampi anche in quello del Barcellona. Esattamente. Nei fasti di Barcellona. Nella partita che mi ha stupito di più, dicevamo, tra Barcellona e Dortmund, a me il Barcellona, sinceramente, perché questo non è un Malaga, a mio parere, competitivo come poteva esserlo 2 anni fa o tre anni fa. Invece il Dortmund non mi ha stupito più di tanto, perché è abbastanza abituale con queste cadute in campionato. Io vorrei annotare, se non erro, il gol di Ciro Immobile all'86esimo, il nostro ragazzo, nostro come azzurro, che segna, che nella Bundesliga sta facendo vedere quanto vale, e anche in Champions League, ricordiamo il gol, Champions League, e quindi facciamo i migliori auguri, direi, a questo ragazzo. Esattamente, sono d'accordo con te, il Barça ha giocato male, non ha praticamente mai tirato in porta, loro si sono difesi con 11 giocatori nella metà campo, però insomma bisognava fare di più. Ieri è mancato l'attacco, è mancato forse questo attaccante centrale che cerca fortemente, e che è, appunto, è Luis Suarez, ma che fino al 24 ottobre non potrà giocare per la solita squalifica che voi conoscete tutti quanti. E quindi ieri il Barça ha cozzato, non c'è stato nessun lampo di Messi, nessun lampo di Neymar. Purtroppo ieri la partita sarà così. D'altronde si può anche accettare, dopo 4 vittorie consecutive, che si può steccare, insomma, una partita. Però qui in campionato spagnolo, che quest'anno è, almeno in queste 5 giornate, è molto competitivo, steccare e pareggiare questa partita significa, appunto, che il Siviglia ha già raggiunto in vetta il Barça, che Atletico e Real Madrid hanno guadagnato 2 punti sul Barça, e che il Valencia possibilmente, forse, anzi quasi sicuramente, oggi raggiungerà Siviglia e Barcellona a 13 punti. Una cosa interessante di questi campionati, di questi inizi di campionati europei, è che sono meno scontati di quanto potevamo credere. In Francia vediamo l'esplodo del Bordeaux, sì, che solitamente invece è sempre un campionato da ottavo, non a posizione. In Bundesliga vediamo il Bayer Leverkusen che torna in maniera prepotente, e pure in Inghilterra diciamo che non sono così banali. In Spagna c'è il Valencia, un gran ritorno del Valencia, sempre da vedere, da dimostrare, però comunque già questo inizio è interessante. Dicevo, in Germania c'è anche l'Hannover 96 che non vede splendori da parecchio tempo, insomma, pure lui fa sempre, è una squadra che fa sempre stagioni da salvezza, e che invece quest'anno ha cominciato bene, per cui meno scontati di quanto credevamo, a parte, devo dire, la Serie A. Posso dire, certo, la Serie A, che a mio parere vede lassù 2 sole pretendenti, che ne dicano gli allenatori che fanno il loro lavoro e quindi non si lanciano mai in pronostici, e fanno anche bene. Però lassù vedo quelle 2 squadre, vedo l'Inter terza, e invece sotto c'è divertimento. Io direi che sotto si balla. A me mi ha stupito tantissimo il 3-3 del Napoli, perché il 3-3 del Napoli non trova spiegazione, non si può spiegare con un lampo. Se avesse perso 1-0 si poteva spiegare, come contro il Chievo ci poteva essere un po' di spiegazione, ma prendere 3 gol in casa dopo averne fatti 3 dal Palermo non è accettabile, non è, per una squadra che vuole arrivare anche all'Europa League, ma anche all'ottavo posto, non è assolutamente accettabile. Io spero che Benitez, essendo di fama un allenatore più europeo, ci faccia vedere belle cose in Europa League, diciamo, anche se il Bilbao, contro cui ha perso il primo di Champions, sta facendo quello che sta facendo in campionato. Quindi tante incognite, diciamo un po' sopravvalutata forse questo Napoli, che l'altro anno si era dato questo sbocco europeo con Higuain, Callejon, Mertens. Vediamo come andrà. E invece vorrei fare il mio più grande augurio alla Sampdoria. Veramente, hai ragione. Alla Sampdoria, di un ottimo grande allenatore, competente con Ferrero, questo Ferrero che ogni giorno, ogni giornata, infatti, di campionato ci arricchisce di aneddoti e di eventi un po', ecco, strampalati, come appunto l'inchino alla curva nell'ultima partita, diciamo, molto folcloristico, molto colorito come presidente, e ci piace.
e ci piace. Esattamente. A fronte degli Sceicchi, ah, Ferrero, quello, ci piace, quello nettamente, quello nettamente. Va bene, andiamo nella pausa e prontiamo il primo collegamento telefonico, così parliamo un po' della partita ieri tra Parma e Roma. E come insomma avevamo detto a chi ci ascolta, il primo collegamento è con Antonio Olivieri. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, buonasera da te a Matteo, buonasera. Allora Antonio, partiamo da Parma-Roma, che partita hai visto? Allora, io ho visto un'ottima partita della Roma il primo tempo, e devo dire con rammarico finito soltanto 1-0, perché la Roma sicuramente meritava tranquillamente il secondo gol. Non mi è pervenuto nessun tiro in porta o quasi da parte del Parma. Tenevano 9 uomini dietro la linea della palla, il solo Cassano, che poi oltretutto è stato carino il siparietto che così ha riportato anche Sky, di Cassano con l'allenatore, che gli diceva di stare su centrocampista della Roma, e lui diceva sì, ma vabbè, ma quale, questi se cambiano in minuto sto correndo a vuoto. Totti superbo, buona la prova di Aic, indipendentemente dal gol, mi è sembrato molto più reattivo, ha fatto pressing. Invece io continuo a vedere un po' Gervinho, al di là dell'azione del gol, un po' sottotono, devo dire, dopo la partita col CSKA, che comunque ha visto insomma entrare la Roma come un burro dentro la propria difesa. Però insomma non mi convince Gervinho in questo inizio di campionato, sto parlando del campionato e non della Coppa. Devo dire anche lì un primo tempo in fase spinta, anche Obelash, il greco, tedesco, paraguayano, insomma un po' tutto il mondo, devo dire bene come spinta, un buon fisico, non posso dire sulla fase difensiva, perché onestamente da quella fascia il Parma ha colpito di meno, molto di più dalla parte di Dorosidis. Ecco, lui è stato una delusione, sia per la mancanza di spinta nel primo tempo, è sceso 2-3 volte ma senza comunque né crossare né fare cose, ha perso palla un paio di volte, ma soprattutto
la colpa è tutta sua del gol del pareggio del Parma, perché oltretutto l'aveva anche cinto a deciglie, si è fatto proprio, lui è rimasto bloccato tenendolo per la vita e senza contrastarlo nel colpo di testa. Questo è una grande colpa, infatti non a caso Garcia, al di là che era pure stanco, ma non a caso Garcia l'ha tolto dopo 5 minuti, insomma, no? E perciò questo è il Parma, un'ottima organizzazione difensiva della squadra, molto corta, grande Cassano, che insomma ha trovato vita facile appunto con Toro Sidis, infatti se avete visto che si posizionava sempre su quella fascia. E bene comunque coralmente la squadra, grande impegno, poi chiaramente è calata e si è chiusa completamente a riccio, levando centrocampisti e mettendo praticamente difensori, perciò giocava all'ultimo con 6 difensori in linea, e devo dire la sincera verità che poi ecco un pizzico di fortuna, quella punizione data a Mattia, e poi insomma quella stupenda pennellata dei Pjanic, e meno male che Totti era uscito, se no l'avrebbe voluta tirare lui, avrebbe tirato addosso di forza addosso alla difesa. E poi devo dire che non era per niente facile, perché se ci hai fatto caso la posizione della palla era quasi sulla riga dell'area di rigore, e di solito quelle punizioni, se vi ricordate tutte, insomma i bravi di quelle punizioni arretrano sempre la palla, ve lo ricordate, no? Sia Pernambucano, sia Assunção, sto parlando dei giocatori che conosco perché li ho visti, e devo dire che onestamente la pennellata sua è stata meravigliosa, ha sfiorato la traversa e si è insaccata, non ci poteva fare nessun portiere, nemmeno Buffon avrebbe voluto fare. Poi Antonio, poi lì tirava meglio un mancino, quindi a maggior ragione, insomma, a maggior ragione, bravo, esatto. Infatti hai visto, ha fatto la manfrina su Greco, no? Sì. Chiamando Manolas, dicendo di avvisarlo, l'altro Greco, insomma, gli avrebbe passato la palla, poi è partito e niente, c'è stata sbuva gioia, insomma, ecco. E questo è stato il quanto. L'altra cosa, mi sono visto un pezzo abbondante del Cesena, della Juve Cesena, che l'hanno rifatta oggi, e ho visto insomma 40 minuti tra il primo e il secondo tempo. Devo dire che insomma la Juve ha passeggiato sopra il Cesena, ecco, questo Cesena non è pervenuta proprio nemmeno al secondo tempo, non ha fatto un tiro in porta, uno mi pare, insomma, che Buffon l'ha preso con disinvoltura, insomma. Devo dire che su quella cazzo di fascia destra lo svizzero è fenomenale, io continuo a dire che quel giocatore che c'ha 32 anni ancora è fenomenale, vero. Insomma, ancora c'è quella spinta, quella grinta incredibile su quella fascia, crossa 800 cross, e poi è ritornato Vidal, che vabbè che si conosce, però anche lì insomma devo dire la sincera verità che insomma è stato troppo facile, ecco, insomma troppo facile. E poi andiamo il campionato, devo ricordare una cosa che ho visto gli highlights, ma una cosa voglio ricordare un po' a tutti, lo splendido secondo gol della Sampdoria con il tacco di Okaga e il colpo di testa vincente di Romagnoli, cioè due gioiellini di De Rossi padre che sono usciti dal settore giovanile della Roma, e sono proprio contento, sono proprio felice, insomma, che i due ragazzi del Vivaia, anche se uno è ancora della Roma, Romagnoli, mentre Okaga onestamente è stato dato via, ma devo dire che mi sono veramente felice per quel ragazzo, sono proprio contento. E poi insomma per gli altri, le altre partite, insomma, mi pare che era fallo sul gol di Osvaldo. Sì, esatto. Mi pare che era fallo, perché l'ha proprio, gli ha dato una manata, cioè proprio palese come cazzo fanno questi arbitri, vabbè, lasciamo perdere.
Provon, cioè non puoi non sbagliare, cioè